Allora, il 26 gennaio del 42, al 27 gennaio del 42, sono a consegnarmi a Trento. Lì mi hanno dato Treviso e dopo in giù, in a spiedito in Piemonte per far disponibili per il fronte in giù. E in ottobre sono partiti in battaglione, fra i quali cammi, e parti per la Russia. Arriva col treno il 27 di ottobre alla fermata, dicente, e poi sette giorni, 19 di sera, arriva l'ordine di ripiegare. E quando sta un paio di ore dopo, sento le tese, anche noi, di partire, già erano pronti, se parte se ne andrà. Ma è stato un disastro la ritirata, aveva caricato la munizione del cannone del car, ma il car, lo dico all'ufficiale, al tenente, gli occhi non era avanti, no, perché era una roba, e l'aveva costruita invece che andava costruita. E di fatto avrei fatto un chilometro, crash la roba, assa di car e munizione, tutto va avanti. Avanti arriva al comando di compagnia, che l'è fuori per la notte, va al comando del reggimento, lì il grande porto dei magazzini, del vidro, quel che l'è, e lì bruciava tutto. I gas mai da fuoco, più per aria. Cammina tutta la notte ed era la mattina era ben bimba, magari veramente. Suona al piede di una collinotta e sento che si sbara. Mi sto fin da sta. Mi arriva una pattuglia tedesca dei cannoni e quella che dice avanti, mi dice, vuol dire che la mangia stata e mi tira quella pistola e mi sta avanti. Allora dice, ma tu devo starmi a camminare. E da fatto i suoi miei che non sono mica la sua, no? Ho fatto il giro di Andor e poi su. Ma è lì che era gli ultimi rintocchi che ha dato. Non era che morti, carri armati che bruciava e tutto che era lì. Lì, da quel paese lì, andare avanti, non dico un diga, ma quasi, era la strada aperta dei morti. Perché la tutta la colonna, mi incontrava Andrea con sto carro e sto muro che non mi veniva più, ma tutta la colonna, che era tedesca e tutto, e era tutto avanti come le formiche, non era inquadrazione, no, in avanti. Lì, il ha trovati qui che era davanti che sbarava, pronti per lì, e gli ha fatto un massacro, a camminare tra i morti come da chi andava, proprio lì. Beh, ma intanto, tira e cammina, le venue che se le venue, no. Ho trovato la mia compagnia, i miei compagni di prima. Sta lì un pezzo in peggio, ma in una notte non si camminava più. E con questa può prendere le venue, se parte ancora, avanti del 9 anni che ne ho perché per strada andrò a mezz'ora, ma quando è la mattina del 21 tocca un altro che sono davanti a un altro sbarramento che aveva e in aspetto anche lì c'è un disastro dei morti, altri che bruciava più paguri e lì per me le sta la fine perché le sta il 21 e dopo cercava per salvarmi, cercava sempre di isolarmi perché ormai era, non era di scampo, no, era c'era della scenaia, perché vedo che era un gruppo di gente, magari 30, 40, 50, e tirava lì quelle armi, mi da sempre di stare isolato, perché a uno che tira la mica, lo portava via, insomma, e insomma le mie no, prima che avevano, era lì due o tre case, lì tra una colina, era l'infermeria, era piena di italiani feriti, quella che mi scavete, lì sono stati lì, dove dormi lì, Gavershop, e la mattina che mi aveva venuto, mi sono svegliato, e che era il russo, e dico, ma lo dico che aveva chi sciopo, che i russi che vengono adesso, si parlava italiano, perché parlava, e i russi che vengono adesso, leva su, e lì entrò, se mi dico fuori come camminare, entrò, e viene fuori, che aveva le giberne solo, senza niente, e proprio la neve, che ormai era tanta neve, va giù, ha fatto 100 metri, non so, e che era la strada che vedeva che veniva, e vede che spunta una colonna di artiglieria trinata da cavalli, che sono solo 4 o 6 cavalli per ogni canone. E lì, sulla strada era di loro, prima uno dice, le mie spese berne le buttate via, dice la bella, perché dice, se ne mai mette, tra di tutto, e come si è venuto basta le mani. Ma il mister lei che era sul cavallo, uno per cavallo in testa, ma ognuno che passava, e gli ha stop, e poi la mira,
vengo e l'altro sto la mira. Ormai mi si aspetta la morte, che non è da dire che i capava in tribunale, che ha fatto, che non ha fatto, no. E si aspettava, è andato via Ardisa, ma che è via, è passato l'ultimo, e il capo, quel che era comandante, il gas a nome, e gli ha detto che tu ti e che gli meno andrei, sono andato in tre da Chiesa d'Orta de Croce. E lì era un di suo comando di russi, perché era quanti russi, ma era lì ancora 8 dei per gli italiani, e ne mettere insieme. E le cammina e sta lì, guarda, uno le mie note anche lì, e ne ha ficcato in delle rambaracone come quelle, mio figlio proprio, animali schiani, che i russi, come un baracone in Gaza, che lo proprio italiani per massa di le truppe, qua che arrivava. Ma che dentro dormi lì. E la mattina, le va su, e vedi pura, e pura, e qua adesso, lì ha cominciato la marcia, l'estate 22, lì ha cominciato la marcia, infine il primo dell'anno che sono arrivati, al primo sono arrivati alla stazione ferroviaria, ma lì l'estate 10 di marcia, senza mai fatto niente. Ah, lì era quel che davanti era, mi levava più su, mi, o ai là, qualcuno che mi era buono di camminare dalla miseria, il mai anche a me. Si sì, era una mano e l'altra, insomma, aiutarsi un colaccio, l'ho portato pure fino al treno, e ci ha fatto una pagnocca, perché era pagnocca che aveva l'anchilo, così, ai 30 ci ha fatto una pagnocca a 6 persone. Arrivava avanti questa massa di soldati, di prigionieri, e inaffermati, e contava, raso, a 3 tiri, 6, una pagnocca, uno, via. E poi, l'ultimo fila, e se ne va spartito da. E così, arrivo sul treno, la sera era notte, monta sul treno, anche lì su un vagone, era su le piccole vagoni di bestiami, nel 57, nel 57 non se ne sta, devo stare pe, perché mi si può buttare giù, è molto pochi. Allora la sera, il primo che si buttava giù, i primi, i poveri in terra, qui la devo stare pe, se non arrivo sempre, come, che, come capita, anche lì 57 persone, io ero da su, un chilo e mezzo di pan secco, non dico le galette, ma l'unica nata del sistema, che ha pannocche grosse, i ritagli a fette e le bustola che dentro, croccante come le galette, e te da su, e chilo e mezzo, le campelle un po' di volume, lo chilo di roba, e sono da chilo e pesatei. Quindi a far che dentro 57 persone, chi te lo butta lì, vero, e chi è che si mette tre a far quelle razioni, tutti, come che c'era, che sta uno che ha buttato con il capo, e anche su suo pan, e sa cosa c'è e la via. Ti capisce proprio le porzioncine, ma per il momento l'abbiamo fatto sui miciati, ma dopo la fola l'abbiamo fatto cosciuta. E i rei adoro tutti. I rei adoro, calcano tutti, mio sono cadendo la mano, già fa un po' di pesca cosciuta. E basta. Dopo, la vita di San Vesedì. Dopo Vesedì arriva alla fermata perché era il campo di concentramento, lì desnota e va al campo, l'era 58-4 e fa 34 km come diventa il video, mio Dio. E lì sarà nel suo campo, nelle baracche, e la mettete lì, la buttate dentro nella baracca senza contare da niente. Dopo lì, gli ha fatto compagnia da 100 uomini. E gli ha messo uno alla testa. Le compagne da 100 uomini bisogna farne 10 squadre, da 10 uomini. Mi era la mia, era un disastro perché proprio non si poteva più. Ecco che lì sta la fine di questa. La fortuna sta che sono arrivati il 10 di gennaio e il 25-26 gli ha dato 10 cartoline ogni compagnia, ogni 100 uomini. Quel che la compagnia che fa, dice, gli ha dato una cartolina ogni squadra. Ogni 10 persone e lì se la tocca, la me tocca da me, il mi dice la veva chi mi aveva, che insomma di darsi il bodo, chissà se arriva, dico ma no, di fatto l'ho scritta nel 25-26, mi pare di un genere, ma in la ciapalla, perché hai 20, è una pure ciacere, e la ciapalla che subito, perché hai 26 di genere, di maggio, che era Madonna Andeggia, le ciacere era adesso uno, e la del Re c'ha una da Santa Cruz del Bridge a Villa, e la sono interessata, perché la cavano tutti, ma la carne, ma erano i bersaglieri, sapeva che
la stessa del Proputel. E di fatto l'ha scritto la lettera. Ma 26 di maggio prende giù, comunque non te di adesso. La lettera lo ciappava un mese dopo, lo ciappava il 1 maggio dell'anno dopo, del 43, del 44. Lo ciappava lì. Il 1 maggio in Russia, a quei tempi, bruciava. E dice che è una posta per italiano. Ho stendato studio, ma me l'ha la lettera. Non so dire, no? Più se stai alla via, faccio martello, verificato, tutto terra. Ma come che vedo la lettera, non è neanche scrivere. Ho capito che non è neanche scrivere. Ma beh, dico, se non è mail, la lettera è già pala. Perché l'indirizzo, campo prigionieri di Vera 58, /4, Unione Sovietica, beh, dico, non è meglio, ma sono con te che la già pala. E la mia dice, sta donna, che la relazione cade dal terzo bersaglieri, sto fiol, Guido Malacarne, o Mario, beh, ma non lo so. Se potessi avere le notizie, o domandare, quindi che lo conosceva, ma nessuno ma poter dire niente. Ho scritto diverse volte sia quella lì che a casa, cartoline, ma non è più arrivata una. Non è più arrivata una. E finché sei lì, chi adesso, alza di lì, se ne va avanti col lavoro. Il lavoro era la coltivazione del cotone. Lì era più là da ora del cotone. Sapare le piante, tocca pure l'erba, e poi raccoglio, perché non raccogliono 3-4 più di prima la prima, l'epoca, dopo seconda, terza, tre, e dopo che quel che non è sbocciato, che le mi fuori, resta lì, che le fretta pure bene, novembre, non torno la cura chiuso lì, e che io mi ha con le macchine, io fa cura, e dopo bloccava su. Che è pratica del cotone, no, le piante che le vengate un metro o del mince del terreno buono, un metro e mezzo, ma le roba come i dedi. E le a cubie, due ogni 35 centimetri. Quelle li bisognava tornare su, raccogliere per chi le bruciava. E quindi tra sappa, erba, foglie, cotone lì, sai un po' verso, c'è a giro là. Perché da bruciare, noi da falegna di cosina, di cotone, non mai visto chi andava a bruciare. Sempre usare l'erbaccia che è legnosa e la cassù tre spini come il pioffole, se ti hai posto tra spiani, le tre spinaci. E che quelli decesse tra le strade lì, le vuol dire che quel che non è in colpo per la strada è a 30 metri, ma tu che quel merda i cari non è, quel di qua e di là è tutta erba, tutta sterpaglia, e quello che state. Se c'è il cinema così, che le tombe o quelle grandi, se passava o prima della giornata o dopo, se no presta erba che era quella di là, e si tagliava con la stampa, perché dopo qualche era di clera, se col cacchettiva, se passava la torna su, farne su, una mano per lui a portare al campo per chi si deve mangiare con quella lì. Questa chi adesso. E dopo che tirando avanti il 44 e il 45, e venuto all'ottobre del 45, affinché la sera del 6 ottobre, va fuori la guardia, rientra subito, è la prima giornata magari, rientra subito, dice, pianta di sacchetti e tutta per il cotone, e va su al campo, lì inquadrano subito, e il primo voglio è partito la sera ancora. Mi sono partito col secondo. E di dopo, quando andate lì, parti il secondo convoglio. Loro avevano una giornata del treno davanti, perché se andavano va a piedi, va alla ferrovia, e gli era con lì. Però gli è partiti prima di noi, perché gli ci ha fermati, e gli ha chiamato lì, e gli ha fatto le cosine sul vagone, gli ha fatto una cornella di mattoni, perché davano un pasto e roba calda, perché si affrontava l'inverno sui viaggi. Si è partiti via ai 7 di ottobre e si è arrivati a Merana ai 2 di dicembre,